Oggi vi voglio parlare del cane che ci salta addosso, perché e cosa fare? Il cane ci salta addosso. Andiamo a vedere le motivazioni per cui il cane salta addosso. Lo fa perché è normale nella sua natura, perché salta sulla madre per andare verso la bocca per farle, no, regurgitare il cibo per sfamarsi. Lo fa perché quando giocano tra di loro il cane va con le zampe addosso e quindi è un gioco, oppure anche quando noi gli stiamo andando a dare da mangiare, ci salta addosso e arriva giù il cibo, quindi è un confermare un certo comportamento. Arriviamo a casa, il cane ci salta addosso e noi gli facciamo le carezze. Ecco, questi sono tutti atteggiamenti confermati e quindi dice ok, questo è quello che si deve fare, quindi sappiamo più o meno il perché. E dove andiamo a confermarlo? Cosa dobbiamo fare? Noi possiamo sfruttare due o tre possibilità, quindi quando arriviamo a casa, di ignorarlo e vedere se ignorandolo il cane evita di saltarci addosso. Oppure potremo andare a prendere dei premietti, lanciarli in terra in maniera tale che non siamo noi il suo unico scopo di festa o altro, ma andiamo a mandargli la sua agitazione in maniera tale che possa prendere i premi per terra e perdere il tempo là. Oppure potremmo insegnargli appunto ad andare in un posto, tipo nella sua cuccia o altro, che quando noi torniamo andiamo e il premio lo portiamo in quel posto. Oppure un comando quando torniamo, un comando qualsiasi, in maniera tale che quando noi arriviamo lui lo faccia e sa che riceve un premio. Ecco, diciamo che se riusciamo a premiare l'atteggiamento giusto, il cane proporrà sempre di più la cosa che viene premiata e quando una cosa non viene premiata, il comportamento si estingue. Quindi andiamo a premiare e a rinforzare quello che ci piace. Quindi anche quando il cane ci sale su per fare le feste, noi lo vogliamo mandare giù, lo spingiamo, gli diciamo giù, giù, noi lo stiamo, comunque lui vuole interagire con noi, noi lo stiamo confermando il comportamento, anche perché poi comincia a essere anche, può essere pericoloso perché magari c'è una persona anziana, c'è un bambino, no? Quindi va rinforzato tutto quello che il cane fa stando con le quattro zampe per terra. Lui si agita, noi stiamo fermi, quindi ho l'indifferenza. O una premiazione in terra in maniera tale che lui convoglia il nostro arrivo e va a prendere i premi in terra, o un posto dove noi gli insegniamo che quando si arriva si va lì e lì gli andremo a dare un premio. Quindi scegliete voi quello che secondo il vostro cane è il metodo più giusto, più congeniale. Però vi dovete sempre domandare il perché delle cose. Non dici ok, cosa devo fare? Mi salta addosso? No. Perché il cane mi salta addosso? Ok, cosa devo fare per evitare e non confermare questi suoi comportamenti? Ciao!